La blefaroplastica è un intervento chirurgico volto alla correzione dello sguardo. Viene applicata quando abbiamo una ptosi palpebrale, quindi un abbassamento della pelle in eccesso sia sulla palpebra superiore che la palpebra inferiore, o quando vi è un eccesso di grasso, le cosiddette borse di grasso. È un intervento quindi che ha un effetto di ringiovanimento dello sguardo. Viene eseguito all'interno di una sala operatoria, può essere fatto in regime ambulatoriale, quindi in anestesia locale, e in casi molto selezionati, specialmente se si fa insieme a un intervento di chirurgia di altra chirurgia, si può fare in anestesia generale. Nel post-operatorio abbiamo semplicemente dei punti, perché l'approccio può essere fatto superiormente, si fa l'incisione nella piega della palpebra, quindi non rimane alcuna cicatrice, viene messo un punto in fili che vengono rimossi generalmente dopo 4-5 giorni, mentre nell'intervento nella palpebra inferiore può essere eseguito o esternamente, quindi un'incisione subito al di sotto della palpebra, leggermente laterale di un paio di millimetri dentro una ruga dell'occhio, oppure per via transcongiuntivale. Nella prima eseguiremo una posizione di punti che verranno rimossi anche questi dopo 5 giorni, mentre in quelli transcongiuntivali non viene assolutamente messo nessun tipo di punto. Si ritorna subito a vita normale, può succedere di avere qualche piccolo ematomino riassorbibile in 4-5 giorni, i punti si tolgono dopo 5 giorni, i primi risultati si vedono a distanza di 1-2 mesi, ma la durata dell'intervento è per tutta la vita, perché è un intervento in cui noi rimuoviamo la pelle, ma chiaramente siamo di fronte a un invecchiamento. Di conseguenza, dopo 7-8 anni, come invecchia la pelle dalle altre parti del viso, lo stesso vale per gli occhi, quindi magari si ritrova la necessità di fare un reintervento per rimuovere un po' di eccesso di pelle che si è riprodotta. In alcuni casi c'è un tipo di intervento che si chiama cantoplastica o cantopessi, sono due tecniche diverse. Nella cantoplastica noi andremo a incidere il muscolo del cantale e lo trasportiamo verso l'alto e andare a fissarlo vicino all'osso, mentre la cantopessi è quando noi facciamo un'incisione, soprattutto quando parliamo della palpebra inferiore, cerchiamo di tirare un pochettino il muscolo e lo agganciamo sull'osso per evitare quella che è la cosa più brutta che si può avere una blefaroplastica inferiore, che è l'ectropion, una piccola cicatrice rotonda, o l'effetto bambola dell'occhio a bambola. La cantoplastica potremmo anche farla d'amblée, da sola, anche se non c'è un eccesso di pelle, perché il paziente vuole appunto cambiare la morfologia dello sguardo, mentre la cantopessi si abbina sempre alla blefaroplastica. Il paziente, per esempio, giovane, si può pensare di trattarlo con un trattamento prettamente medico, che è appunto rappresentato da un trattamento non ablativo. Questo consiste in utilizzo di alcuni laser, che possono essere laser frazionati all'erbium o meglio ancora al CO2, oppure colplexer, che è una macchina che fa delle micro ustioni sulla pelle, determina una retrazione col calore della pelle e quindi un miglioramento. Chiaramente stiamo parlando di una procedura medica di tipo poco invasiva, con i risultati non identici a un intervento chirurgico, però chi non vuole fare intervento può tranquillamente sottoporsi a questo tipo di trattamento. Si possono abbinare anche dei filler di acido ialuronico e vitamine all'interno della palpebra inferiore, e si possono mettere dei fili di sutura riassorbibili che fanno un effetto di trazione verso l'alto della palpebra superiore.